fumo venir fuori attraverso le finestre della signora dell'estetista e dopo qualche malore la signora è incinta, forse anche per paura, penso sia successo, e dopo tutti fuori perché c'era il problema di intossicazione. Una donna di 32 anni al settimo mese di gravidanza e la sua bambina di 2 sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, soccorse, fatte uscire d'urgenza e poi portate all'ospedale di Castelfranco. Paura e sgomento questa mattina in questa palazzina di via Castellana al civico 9, dove si è innescato un cortocircuito a causa di una termocoperta lasciata accesa al centro estetico al primo piano. Il fumo in pochi minuti ha invaso la tromba delle scale. Presumibilmente è successo che durante la notte ha covato sicuramente qualcosa, un cortocircuito, una cosa del genere. Questa è la mamma della giovane incinta di origini macedone. Accanto vive un'altra donna con la figlia disabile al 100% che è stata soccorsa dai pompieri ma fortunatamente è potuta rimanere a casa. Hanno chiesto di andare giù. Sì, io ho detto io voglio andare, deve andare giù per figlia che è una figlia disabile, non sta tranquilla. La titolare del centro, molto conosciuto, da 15 anni a Unedifonte, ha chiamato subito i vigili del fuoco e i carabinieri, poi si è recata a Castelfranco per redigere il suo verbale. Spaventati i condomini che hanno chiesto una verifica dello stabile. Il centro ha subito pesanti danni, ma potrebbe riaprire già la prossima settimana.